insieme al collega consigliere comunale di una città per cambiare Taranto, Massimo Battista, abbiamo presentato un comunicato stampa. La città Taranto è prigioniera di Rinaldo Melucci, della litigiosità di Rinaldo Melucci con i partiti e movimenti della sua maggioranza o ex maggioranza, non si capisce più. Non si è mai visto un ente comune che ha un sindaco ma che non ha più una giunta, Melucci l'ha azzerata, e ora è in balia di se stesso, è in balia dei movimenti, è in balia dei partiti, non sa più dove andare a fare l'uovo. È colpito Melucci da una schizofrenia politica, come dire, ruota freneticamente come una trottola, perché prima imbarca Italia Viva e scarica parte del centro-sinistra, poi si rende conto che non ha più i numeri e allora torna ad elemosinare, tra virgolette, politicamente il sostegno del centro-sinistra. In questo gran casino si aggiunge anche il fatto che i partiti e i movimenti che stavano con Melucci si spaccano al loro interno, il PD è spaccato, Conne è spaccato, la posizione ambigua di Luca Contrario e così via. Insomma, non ci sono più i numeri per amministrare. Taranto ha bisogno di un sindaco che amministri, di una giunta che amministri, belli o brutti che siano, ci deve essere un'attività amministrativa. Ora l'attività amministrativa è ingessata, gli assessorati sono paralizzati e non mi venite a dire che gli assessorati vanno avanti solo con gli uffici tecnici, hanno bisogno dell'organo politico. In questo senso noi ci rivolgiamo, io e Massimo Battista abbiamo presentato una raccolta di firme per la presentazione della mozione di sfiducia in Consiglio Comunale, occorrono 13 firme, stiamo procedendo e ci rivolgiamo a quei consiglieri che non vogliono più Rinaldo Melucci sindaco, che peraltro lo hanno criticato, attaccato duramente dal punto di vista politico, in privato e in pubblico. A questo punto unitevi, raggiungiamo almeno le 13 firme, presentiamo la mozione in Consiglio Comunale, e così, mozione di sfiducia, e così si vede chi è carne e chi è pesce, perché queste ambiguità ci hanno stancato. E questa posizione, Melucci che si sposa con Italia Viva, Melucci che scarica Italia Viva, Italia Viva che dice che vuole governare con un centro-sinistra più allargato, insomma, qui stiamo giocando con la pelle dei cittadini, vi volete rendere conto o no? Caro sindaco Melucci, devi prendere atto che non hai più i numeri per governare, tornatene a casa, ma anche l'appello ai consiglieri, a uno scatto di orgoglio, a uno scatto di dignità, non si può continuare a vivacchiare. Non si può continuare a tirare a campare, perché state tradendo il mandato popolare. Allora, state criticando Melucci, lo state facendo, uscite in pubblico, sfiduciatelo. Ora basta con queste ambiguità, o altrimenti davvero vi piace tenere il culo attaccato alla poltrona. Questa è la verità.